Buonasera a tutti. Oggi per voi il secondo video, sempre in collaborazione con la zia Glow. Anche stavolta si tratta di 5 domande, però sono domande che ha curato più lei e sono più che incentrate su più che essere incentrate sull'amicizia prettamente virtuale, sono incentrate sull'amicizia reale a distanza, quindi mi soffermerò più su quella rispetto alle altre virtuali che io ho. Andiamo con le domande. Amicizia a distanza, ne hai? Se sì, da quanto tempo durano? Allora sì, ho un'amicizia a distanza, che è quella con Federica, di cui ho parlato già abbondantemente nell'altro video. La considero ormai amicizia a distanza e non virtuale, perché ci siamo conosciuti, ci abbiamo messo 2 anni perché abbiamo dovuto aspettare che io mi trasferissi a Padova, però ci siamo conosciuti e attualmente dura da più di 7 anni. Siamo entrati nell'ottavo quest'anno. Come hai affrontato il distacco da questi amici e loro come hanno reagito? Ma in realtà pensavamo che ci saremmo visti prima, però tra impegni suoi, perché lei era ancora una studentessa universitaria, tra che comunque sia ogni tanto le persone litigano, fisiologico e normale, dopo quella volta non ci siamo più visti. Nel frattempo io mi sono trasferito adesso a Grosseto per esigenze, come sapete non posso riferire in un video, e quindi non ci siamo più visti per quello, anche se nel frattempo ci siamo abbondantemente chiariti e ciò che è successo ce lo siamo lasciati alle spalle, come i veri amici fanno, imparando non dall'esperienza, prendendo nel positivo che ci ha permesso di scoprire che non abbiamo smesso realmente di volerci bene e niente. Loro come hanno reagito? Lei sicuramente bene non sarà stata, perché è una persona fondamentalmente buona che sbaglia come sbagliano tutti gli esseri umani, non è che sia una cosa strana quella che è successa, e quindi penso che abbia reagito male, però per fortuna ogni tanto esiste ancora qualcuno in grado di far pace e ogni tanto esiste ancora qualcuno in grado di accettare le scuse degli altri. Durante la lontananza siete mai andati a trovare l'altra? Come è stato ritrovarsi? No, come ho già detto, senza volerlo purtroppo non c'è stata la possibilità, perché l'unica volta che lei era a Firenze per lavoro, quindi non poteva andare a Girella come voleva. Quindi no, ancora non ci siamo rivisti. Allora, hai amicizie finite per colpa della distanza? Qui devo un po' sforare, perché insomma le uniche amicizie finite che io ho per colpa della distanza sono state in realtà amicizie virtuali, di cui ho parlato più approfonditamente nello scorso video. Però sì, sono solo quelle virtuali, altre amicizie reali per colpa della distanza no, non sono finite. Fortunatamente, scusate, il telefono rompe il Kaiser. Ultima domanda, domanda numero 5. Come mantieni i contatti? Nella più classica delle maniere. Cioè siccome per il momento non ci possiamo rivedere, utilizziamo i mezzi
utilizziamo i mezzi virtuali, quindi Facebook fondamentalmente ormai, perché Messenger non c'è più. Il che mi ricorda che dal momento del nostro ritrovo, cara sorellina, non sorellina Valentina, sorellina Federica, non ci siamo ancora ridati i numeri di telefono, e io nel frattempo ho anche cambiato, quindi quando ti rivedrò online ti ricorderò che come due stupidi non ci siamo ridati i numeri di telefono. Quindi i numeri di telefono li ritengo, cioè li mantengo nella maniera più classica possibile, e adesso appena potrò rimedierò a questa cosa del numero di telefono, perché avere questa memoria quando si è ancora giovani e pimpanti tutti e due, perché non c'è molta differenza di età tra me e lei, è un po' grave, insomma, bisogna un po' rimediare. Quindi niente, io vi chiedo scusa se su un'amicizia a distanza non virtuale ho poco da dire, ma purtroppo la mia vita fino a questo momento è andata così, e quindi, cioè, scusate se rispetto all'altra volta, alle altre volte verrà un tag un po' piccolino. Io sono curiosissimo di sentire le risposte che la zia ve lo darà, anche perché immagino anche di chi parlerà, però non vi anticipo niente. Mi raccomando, andate a vedere anche il suo canale, il suo video, perché spero che tra di voi non ci sia nessuno che giudica un canale in base agli iscritti, no? Quindi io conto che andiate a vedere il suo video, e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao.